Roma, alla Casa dell'Aviatore, oggi si affrontano tematiche importanti e belle, soprattutto per il nostro paese. Intanto un commento con il dottor Mecchi sulla giornata di oggi. Cosa succederà questa mattina? Beh, questa mattina affrontiamo dei temi molto delicati che la nostra nazione ha un pochettino trascurato e sta trascurando: i beni culturali, un tema che la nostra Accademia sta molto a cuore. Abbiamo voluto, grazie all'avvocatessa Nadia Grande, riproporre nella nostra Accademia questa tematica, una tematica che riporta alla luce i beni culturali, che non sono soltanto quelli materiali, ma sono anche quelli di cultura, quelli di cultura forte. E quindi con dei relatori di grandissima eccellenza, qui alla Casa dell'Aviatore, affronteremo questi temi. Esatto, ha detto bene, beni materiali e immateriali. Per i nostri amici che ci seguono e che sono sempre molto attenti a tutti i fenomeni culturali e sociali, diamo così in breve un accenno a qual è la tipologia per distinguerli? Beh, ci sono quelli che sono mobili e quelli che sono immobili, e quelli mobili li vediamo tutti quanti, che possono essere dal nostro patrimonio, che possono essere dal Colosseo a qualsiasi altro monumento, ma anche quelli immobili, mobili, che possono essere un libro, un semplice vestito o qualcosa che trasportiamo da una parte all'altra, ma anche semplicemente folklore, una festa o un qualcosa che sia anche più veloce, più sporadico. Tutto è cultura. L'Italia ha un bagaglio che è incredibilmente forte e noi lo trascuriamo. Lo trascuriamo per dare spazio a qualcosa sempre di più futile o di più quotidiano. E questo noi non lo possiamo permettere, perché stiamo permettendo che le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro passato si trascuri, e non, l'Accademia non lo può permettere. Esatto, l'Accademia è un'Accademia internazionale, quindi lei ha giustamente evidenziato quale importanza hanno questi beni culturali, materiali e immateriali, per il nostro paese. Qual è la differenza tra l'Italia e gli altri paesi, per esempio d'Europa? Si comportano un pochino meglio o li trattano anche loro non troppo bene? Beh, l'Italia sicuramente ha una storia che è di gran lunga superiore a quella degli altri paesi europei. Non voglio essere un nazionalista, anche se lo sono, però noi dobbiamo difendere la nostra nazionalità e invece spesso non lo facciamo. Gli altri paesi forse lo fanno un po' di più. Noi dobbiamo incominciare a essere un po' più italiani, dobbiamo essere più forti, più consapevoli che l'Italia ha bisogno di italiani. E quindi l'Accademia, che non è nata adesso, l'Accademia ha una storia veramente centenaria, ha bisogno di riportare alla luce la possibilità di essere più storici e dare possibilità anche di confronto con gli altri paesi. L'Italia non ha nulla da invidiare agli altri, anzi gli altri hanno da invidiare a noi. E proprio in quest'ottica, e proprio in queste che sono la premessa del mio discorso, che insieme ai illustri relatori che noi oggi abbiamo qui con noi, affronteremo questi temi.